Volete fare un bel video utilizzando tutte le foto che trovate in internet sui monumenti? Ora tutti coloro che usufruiranno di questo servizio devono pagare. Ecco cosa cambia. Molto spesso ci si reca su internet per ottenere una risposta alle proprie domande. Quando questa riguarda tematiche serie e culturali, una delle prime azioni e soluzioni proposte dal sistema è quella di Wikipedia, un'enciclopedia digitale che possiede una risposta ad ogni tipo di domanda. Ovviamente, trattandosi di un'enciclopedia virtuale, sono presenti anche alcune foto, volte a testimoniare l'argomento trattato. Nelle ultime ore, però, il Ministero della Cultura ha deciso di pubblicare un piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale. Questo prevederà il pagamento dei diritti d'autore laddove si volesse pubblicare qualsiasi tipo di foto dei monumenti più famosi. Il Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale è una risorsa stabilita nel tempo che va a delineare le linee guida per riprodurre immagini e video relativi ai beni culturali sul web. Sicuramente Wikipedia è in possesso di moltissime foto che riguardano i monumenti italiani e che quindi, proprio per questo motivo, potrebbero essere utilizzate per secondi fini. Al momento bisogna pagare un canone per poter pubblicare queste foto, anche se si sta cercando un metodo alternativo per poterne beneficiare in maniera gratuita. Sulla base delle ultime disposizioni pervenute dal Ministero della Cultura, però, dovrà eliminare tutte le foto dei documenti presenti sul suo sito laddove le licenze di cui è in possesso non andassero a sposarsi con le attuali linee guida. Ovviamente tutto questo andrà a danneggiare gravemente l'enciclopedia virtuale, che potrà continuare a parlare dei documenti, senza però poterli mostrare. Proprio per questo motivo si sta cercando un rimedio che possa facilitare l'utilizzo di tali immagini senza gravare pesantemente su una piattaforma di dominio pubblico. Secondo quanto dichiarato da Wikimedia Italia, è fondamentale rispettare ogni tipo di licenza, ma al tempo stesso garantire che alcune risorse libere come Wikipedia possano promulgare il sapere pubblico, senza riportare ripercussioni personali. Tutto questo avrà come fine quello di tutelare il patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi progetti che potrebbero portarlo all'affermazione in ogni parte del mondo, rendendolo disponibile a chiunque ne faccia richiesta. Nei prossimi giorni, quindi, avremo la possibilità di capire come Wikipedia dovrà comportarsi in merito alla questione. Sicuramente un'enciclopedia senza immagini è molto meno accattivante di una in grado di offrire le giuste risorse a chi ne fa richiesta. Secondo voi riuscirà Wikipedia a trovare un metodo per tutelarsi o dovrà rimuovere tutte le immagini di cui è in possesso al fine di rispettare le nuove linee guida? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.